Oggi il comitato Siamo tutti Telejato è venuto a Roma e ha presentato un documento politico al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica. Cosa chiedete? Chiediamo di bloccare quella che è considerata una legge iniqua, che è il passaggio sul digitale terrestre che non permette alle televisioni comunitarie, alle televisioni locali, di passare alla piattaforma o di diventare operatori di rete. C'è il rischio che 250 emittenti in tutta Italia chiudano, c'è il rischio che quella pluralità dell'informazione venga a mancare e questa legge è fatta solo ed esclusivamente per arricchire già coloro che sono ricchi. Quindi prima di andare via, il governo ha voluto regalarsi ancora una volta quello che è l'esclusiva dell'etere in tutta Italia. Credo che sia antidemocratico, anticostituzionale. Abbiamo chiesto attraverso questo comitato che si fermi il beauty contest, che si blocchi la legge e che nel frattempo si incomincia a vedere i danni che sta provocando perché è passato già sullo digitale terrestre. Credo che questo comitato sia una testa d'ariete per tutte le altre realtà presenti nel territorio nazionale e in realtà difficili come in terra di Sicilia, nel contesto proprio dove lavora l'emittente Telejato, ovviamente c'è anche il pericolo delle ritorsioni del dopo la chiusura.